tutta la vita davanti, indipendentemente da quanta... Quel video, eh? Tutti hanno tutta la vita davanti, no? Quello che col passare del tempo cambia è l'energia che scende, la consapevolezza che sale, il rapporto col tempo, col denaro, il rapporto con i rapporti, con gli altri. Hai tutta la vita davanti fino a quando non ti rendi conto di aver nemmeno di qualcun altro. Non è mai... Questo video è girato con uno Xiaomi? Hai quanta vita e che vita! Come vedi il mondo, come ti vedi nel mondo e quanto hai ancora da dare al mondo. Quindi, col cazzo, volere agire perché qualcun altro pensa come tu dovresti agire. Wild. Sono un Io sarei capace di fare un video del genere con le mie competenze da ex videomaker. Però mi limito a fare delle stream di merda. Perché sì, va bene così. Grande fan dei road trip. E non tanto per lo scenario straordinario che ti scorre dal finestrino, sono più i legami che si creano durante quella tipologia di viaggi. Ma non voglio annoiarvi con i legami che ci sono stati. Vorrei più che altro condividervi alcuni piccoli estratti delle conversazioni che abbiamo avuto in questo viaggio di 3 ore e mezza da Miami a Key West. Un'autostrada letteralmente costruita in mezzo all'oceano. Da Kanye West. E in questo viaggio ci sono 3 generazioni a confronto. Chris, 45 anni, io, Emma, 32 anni e Lore, 20 anni. Xyz, come su Yu-Gi-Oh! Appartenere a 3 distinte generazioni e scambiare punti di vista mi ha fatto riflettere su un grande quesito. Ogni anno che passa, penso, ragiono e agisco diversamente. Col passare degli anni, per la scienza, in che modo la mente si trasforma? Al di là di quella che può essere la parte delle esperienze, al di là di ciò che hai vissuto, cambia qualcosa, si spengono delle cose, se ne accendono altre. Sai che io voglio essere molto netto, molto controverso e anche addirittura farmi accusare di essere un riduzionista biologico. Sì, lo sei, pezzo di merda. Ritorno a dirti che sono gli ormoni. Ok. La parola compromesso mi genera un fastidio. Perché? Invece è la base per andare d'accordo con altri esseri umani. Immenso, soprattutto se paragonato ad un qualcosa di artistico. Cioè, perché devo scendere ad un compromesso se sto parlando di arte? Se io non scendessi a compromessi farei 10 spettatori. Veramente fastidio. Quello che sto... Fa parte della vita. Capendo che, ok, fai magari dei lavori per i soldi, però lo fai con un fine. No, quello che è la bugia che ti racconto. No, perché appena ho iniziato a lavorare era un boh, faccio video, faccio soldi. Ma non avevo un fine vero e proprio. Adesso magari sono più nella modalità dove dico va bene, lavoro, scendo a compromessi, faccio soldi, spingo per 1 o 2 anni, ma poi con i soldi messi da parte mi prendo il cortometraggio. Arrivi a quel discorso di scendi a compromessi perché ce li hai bisogno. Ti sta roccando un Rolex quello? Soldi, perché la vita... Ma scendo a compromessi solamente perché c'è un dopo. Perché a me capita tutte le volte che magari ascolto un ventenne, che ho avuto 20 anni l'altro ieri, di non capire perché pensa e ragiona in un certo modo. Magari non si rende conto di tante altre cose di cui io adesso ho più consapevolezza. Io 20 anni ero fuori di cervello, facevo delle cose che adesso penso e dico ma che cazzo facevo? Però in quell'età era estremamente lucido il mio pensiero. Come mai è così facile giudicare qualcuno più giovane o qualcuno più vecchio non comprendendolo? Quando tu giudichi un ragazzo giovane, non ti stai dimenticando di qualcosa. Cosa, Kevin? Che c'è? Cosa? Stai proiettando su di lui qualcosa. Stai proiettando qualcosa che riguarda te, non lui. Se poi ne parlassi in separata sede, ti ricorderesti tutto dei tuoi 20 anni, fidati. E che in quel momento lì c'è qualcosa in lui che ti triggera e quindi su di lui proietti Fire. Le cose che tu hai sbagliato, che vedi che lui sta sbagliando probabilmente. La parola compromesso mi genera veramente uno scombussolo. Se ti porta alla mediocrità, se tu arrivi al punto di accettare dei compromessi e sei mediocre su quello che guadagni perché dici ma caspita con l'arte che riesco a produrre nella mia testa potrei avere uno stile di vita più bello. E
Ah, secondo me si sta un po' semplificando il significato di compromesso. Cioè, compromesso non è per forza una cosa che ti va a tagliare le gambe. Non sfoghi manco la tua arte perché è il tuo cliente. Cioè, un compromesso potrebbe essere... ragazzi in chat, ehi, io ora vado su Elden Ring, non faccio più le reaction. Chat, no, no, dai, fai reaction, eh? Ok, compromesso, faccio la reaction. Però ovviamente questa cosa non è che mi leva e mi rende un mediocre, cioè nel senso, anzi, mi lavorativamente è invece la cosa giusta, per dire. Ti dice che devi... Perché devo fare quello che piace alla gente, ma è normale, è il mio lavoro. Vince ragazzi per i tre, bentornati. Questo, però quando arriverai a quel momento, chi verrà a picchiarti sulla spalla per dirti, guarda che sei arrivato a quel compromesso lì? Quello non è un compromesso, quello è secondare. No, il compromesso è, ok, lo faccio sul tardi. Questo è il compromesso, che è quello che faccio sempre. Lì dove la tua arte è sparita, non c'è più. Faccio prima tante reaction e poi faccio il drink. Il fenomeno della proiezione è alla base della paranoia, no? Alla fine, cioè tu scindi una parte intollerabile di te stessa e la attribuisci a qualcun altro. Ma alla base di fenomeni anche molto normali come la gelosia, no? La gelosia è tipica nei grandi traditori, no? Il grande traditore è molto geloso. Perché? Perché scinde una parte di lui e la attribuisce a un altro. E gli dice, resisti dentro di lui perché non sei mia, sei tua, no? E sei la sua. Invece stai mettendo su di lui delle parti di te. Seems legit. Cioè, tu come stai approcciando questa tua volontà di realizzare un sogno? Non so se sto ancora... Cioè, tu ti senti concreto nella tua volontà di realizzare questo sogno? Oppure te la vivi un po' come cazzo arriva? Mi guarda tutto un po' scombussolato nella mia testa. Non che lo metta in dubbio, ma che mette in dubbio il piano d'azione. Ecco. Ok. C'è un'incredibile attività. Dico come video comunque. Nenza fra la condizione del cervello adolescenziale e quella che in psichiatria si chiama fase euforica. Ci porta a un'espansione del nostro io tale per cui riteniamo che tutto sia fattibile. Tu pensi di aver sacrificato la tua vita per i soldi? Sì. Penso di sì, ho sacrificato amicizie, sentimenti, un po' di felicità per arrivare del denaro. Perché? Perché il denaro purtroppo serve nella vita. Mi sono reso conto che davo ai soldi un'etichetta troppo importante. Ho una lista di cose che so che mi piacciono, che mi danno gioia e so qual è il valore che do economicamente a quelle cose. Del surplus non mi interessa più. Fino a 2 anni fa non avrei fatto questa conversa. Ultimamente da quello che sto vedendo guardando Twitch mi stimola di più ad andare di corpo all'interno del mio bagno. Cosa ne pensi? Penguin, io ho visto un best of di clip più viste della settimana di Twitch su un canale che li posto ogni settimana. Devo purtroppo dirti che sono d'accordo con te. Cioè, ultimamente diciamo che non vedo streamer con quella fame, con quella voglia di fare delle cose. Vabbè, grazie per 10, ma pure a livello di comportamento in live non li vedo così appassionati a questo lavoro. È un po' come se si fosse meccanicizzato tutto. Fanta, grazie per il Prime, è venuto. Conversazione. È un discorso di patire tanto di testa, solitudine, mancanza di amici, mancanza di tante cose. Aver barattato. Perché questa generazione è così fissata col denaro? Io in adolescenza e giovinezza volevo felicità e libertà, non di certo fare soldi, rincorrere una fissazione. Io sono d'accordo con te, Nameless. Io da piccolo non ho mai pensato ai soldi se non per appunto il problema che c'avevo in casa. E sono stato un po' obbligato in età avanzata poi a pensarci. Però fino ai miei... Fino a quando ho iniziato i miei primi... Ma pure fino al mio primo anno /2 di streaming... Non ci pensavo neanche ai soldi, ma pure adesso, non è che ora tutto quello che me la prendo molto più chill. Prima così. La parte economica per tante cose che non hai, no? Che sono comuni, no? Che fino a magari tu, cioè, non lo so, magari tutte le sere esci con degli amici. Io avrò fatto 1000 cene negli ultimi 4 anni, boh, ne avrò fatte 20, 30 con delle persone, tutto il resto da sole. Gli ormoni sono realmente
la specie chimica che abbiamo nel nostro corpo che influenza di più la nostra mente. Se tu vuoi vedere un uomo di 60 anni che rinizia ad avere sogni di grandezza... Avete rotto il cazzo con Kasumi oggi, ma che problemi avete? Atipici di un uomo di 18 anni, inizia a somministrargli del testosterone del GH, vedrai che accade. Ho avuto sempre questo rapporto sbagliato col denaro. Pur di portare a casa il lavoro e pur di non sembrare avaro, io chiedevo proprio il minimo. Cioè, tipo, io ho iniziato veramente a fare gli spottini per le aziende a 800 euro, che mi sembravano tanti soldi, perché il mio metro di paragone era quando lavoravo al bar, che me li davo in un mese di lavoro. Ero molto bravo a vendermi, quindi ero molto bravo ad avere entusiasmo nel presentare le cose, però poi non sapevo fare i prezzi giusti per far funzionare la cosa. Poi la verità è che probabilmente non avrei mai dovuto fare il piccolo imprenditore con la casa di produzione, ma avrei dovuto assolutamente fare il freelancer artigiano autonomo. Non c'è nulla, ok. Se tu ad esempio dedichi tutta la tua vita alla grande volontà di far denaro, far business, dedichi 15-20 ore al giorno al tuo progetto, alla tua azienda che ti stressa, però hai uno stile di vita dove puoi permetterti una bellissima villa, una splendida auto e quelle 2 settimane l'anno ad agosto fai una vacanza da sogno, però tutto il resto dell'anno la vivi schiacciato da pressioni finanziarie enormi. Cioè, quello probabilmente ti fa vivere veramente male e ti allontana da quella versione di te stesso ventenne, sognante, spensierata. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Allora, la grande filastrocca famosissima, i soldi non fanno la felicità. Il punto è che se per ottenere quei soldi sacrifichi la tua capacità di rimanere giovane mentalmente, la tua capacità di avere entusiasmo alle cose, cioè in realtà tu sei veramente infelice con i soldi. C'è una canzone di Nat King Cole che si chiama Nature Boy. Oh sì. There was a boy. Una canzone bellissima che riassume un aspetto veramente importante di che cosa rappresenti un vero ideale di vita. La cosa che tutti vogliono alla fine è amare, essere amati in cambio. Questa è un'attività del nostro cervello che non è solo romantica, è un'attività incarnata nel nostro genoma quasi. Lo stile di vita basato sui soldi mediamente ti porta a vivere un'esistenza innaturale. Cioè, per me non è in cambio, capito? Ostriche, champagne e Lamborghini, ragazzi, non c'entra con la nostra natura, non è quello che vogliamo. A me sembra il delirio di un adolescente che, dopo aver scoperto che dovrà morire, si voglia imbibinare di stimoli. Allora, secondo me perde un po' di senso se me lo dice lui, se me lo dice Elon Musk ci credo un po' di più. Lì si voglia sovrastimolare per far sì di non ricordarsi più questa triste verità, che prima o poi moriamo. Anzi, bisogna che ce lo ricordiamo e ve lo sto ricordando. Robby, stai spammando da 3 ore, hai visto che Ranieri lascia il calcio? Ranieri lascia il calcio. Mi fa piacere per lui, finalmente. Grazie, grazie per avermelo fatto sapere. Ricordando che si muore. E questa è una cosa che veramente mette subito a fuoco le cose che sono importanti. Secondo me è un errore che già sto iniziando a fare io e che fanno comunque un sacco di persone più grandette di me, e questa cosa l'ho sempre sofferta e ora paradossalmente la sto iniziando a fare anch'io, è imporre la mia visione del mondo a uno più giovane di me, pensando che dato che ho avuto più tempo a disposizione per vivere sono magari passato su determinati step. Però è anche vero che se hai riconosciuto che nel tuo percorso hai fatto degli sbagli e stai vedendo che lui magari sta percorrendo quella strada e potrebbe ricadere nello stesso sbaglio, io la trovo una cosa romantica, cercare di evitargli quello sbaglio. Lui è pienamente cosciente che quel sogno che ha nella pancia lui lo vuole realizzare. Sono addirittura invidioso, perché io quel fuoco lì non ce l'ho più. Aiutalo, senza fargli la paternale, stando al tuo ragionamento.
Ora non voglio farvi la paternale, ma vi ricordo che quando vi trovate con NordVPN, sì, sì, dai, grazie, grazie mille, grazie per averci fatto questa è una cosa che io cerco anche di fare molto in stream. Cioè, non vuol dire che se un ragazzo di 15 anni e io ne ho 10 in più mi scrive in chat una cosa, io devo parlargli tipo con tono di superiorità, imporgli cosa è giusto fare solo perché ho più esperienza. Cioè, a parte che siamo tutti diversi, il mio metodo non funzionerà mai con un altro in maniera proprio 100% precisa. Io cerco sempre di dare i miei consigli più come una persona che accoglie il tuo aiuto e lo capisce, ma non ti vuole insegnare nulla. A volte nell'umano si scatena sta roba di egocentrismo, perché siamo fottutamente egoriferiti a volte, che ci sentiamo veramente in quella situazione superiori e dobbiamo tipo fare i maestri del cazzo, quando in realtà dobbiamo solo comprendere, non è che se uno ha 15 anni è stupido e noi siamo degli insegnanti. No, perché io sono sinceramente curioso di sapere qual è il tuo pensiero nel momento in cui mi senti parlare. Vuoi che lo dico in... Sei un coglione, diglielo, dai. In maniera brutalmente onesta. Sì. Ma a volte mi sembrano delle cazzate, però dico, vabbè, ci sta, anch'io a 20 anni avevo le stesse visioni un po'... Ecco, questo è un tono di superiorità. Questo è tono di superiorità perché sei più grande. Sognanti. Se ti chiedo con concretezza, quali sono gli step che stai attuando per diventare un regista? In questo momento sto lavorando molto su me stesso, piuttosto che su il percorso effettivo. Questa è la cazzata sognante di cui ti parlavo, però va bene, non è che la giudico in negativo, semplicemente la contestualizzo alla fase della tua vita che stai vivendo. Si può persino individuare il secondo preciso in cui il suo cuore si spezza a metà. Adesso! Però ci sta che abbia questa reazione, stai dicendo che spara cazzate. Non è un ottimo modo. Senti, facciamo così, posa il microfono, bello. Sì. Io credo che quando noi facciamo questi confronti con quelli più giovani di noi, alla fine è perché riverbera ancora nella nostra mente che forse sospettiamo che qualche cosa di buono, anzi, che le cose realmente buone magari ce le hai proprio a 20 anni. Cosa hai percepito quando hai visto il mio approccio nei confronti di Lore? Ho visto che probabilmente qualcosa che succede a Lorenzo è successo a te. Qui c'è questa sovrapposizione di piani, di transfer, si chiama in termini tecnici, in psicanalisi, cioè quando delle esperienze del passato si rieditano davanti a noi in un'altra persona e ci scatenano delle reazioni che a noi hanno fatto stare male. Okay. C'era una parte di te che sapeva che quella non era la reazione giusta e un'altra parte di te invece che ha risposto con delle modalità cortocircuitarie comprensibili, perché lo facciamo tutti, cioè tutti ci muoviamo così. È difficile esprimere le proprie emozioni quando si mossi da un qualcosa più grande di noi. Penso che riassumere con "voglio fare film" possa risultare semplice, quasi arrogante. Probabilmente molti vedranno tutto ciò come frasi dette da un ragazzino che sogna in grande. Non un piano d'azione concreto e strutturato, è probabile. Ma ragazzi, a 20 anni che piano di azione costruito e strutturato vuoi avere? Cioè, no, non ce l'hai, ma è giusto lavorare su se stessi, nel senso, al momento, la frase che un ventenne dice di "al momento sto lavorando su me stesso", io la capisco totalmente, per me non è un coglione. Se non avessi lavorato su me stesso prima di mettermi a fare questo lavoro, non sarei probabilmente quello che sono adesso e come mi state sentendo parlare, che è una merda, però è comunque meglio di come ero prima. Cioè, io sono d'accordo che noi siamo anche lavorativamente ciò che siamo nella vita, con le nostre esperienze e il nostro vissuto. Cioè, ci sta che vuoi accumulare esperienze, vuoi non pensare per forza al lato pratico del lavoro, ma a quello un po' più... Anche perché per fare questo tipo di lavori, i registi, lo streamer, il musicista, se non hai tanto lavorato su te stesso con le esperienze, con il vissuto, cioè, come fai a raccontare veramente bene qualcosa? Come fai? Cosa hai da dire? Che cosa tiri fuori? Capito? Salvo, grazie Pietro, bentornato. Cioè, secondo me ci sta. Pure voi, se pensate di essere fermi in questo momento della vostra vita, perché non avete un piano strutturato? Per me non siete in ritardo, dovete stare tranquilli, state accumulando esperienza,
dovete state accumulando semplicemente del vissuto, perché non sarete sempre così, capito? Probabilmente sbaglio, ma voglio che sia tutto un processo graduale, spontaneo, non forzato, quasi naturale. So che sarà difficile da raggiungere. Bro, immaginatevi come se i vostri goal sono un boss di Elden Ring, ok? E immaginate come se ogni essere umano starta con un'arma diversa, ok? Non vuol dire che se uno è nato con un'arma più forte e quindi riesce a farsi il boss in meno tempo è migliore di voi. Ognuno ha i suoi tempi, ognuno di noi c'ha in mano una sorta di arma che, diciamo, non scegli. Io non ho scelto, capito? Semplicemente questo. La vita non è un videogioco, ma non sto dicendo quello. È per farvi capire che comunque se vedete qualcuno di voi realizzarsi prima di... qualcuno vicino a voi realizzarsi prima di voi, non dovete sentirvi in difetto. Cioè, non... ognuno di noi c'ha i suoi mezzi e il suo vissuto e i suoi tempi. Cioè, non... perché questo è il punto di questa roba. Tu a 20 anni non hai una chiara idea di cosa fare per raggiungere i tuoi sogni. Ho 19 anni e ho sempre questa pressione addosso che il tempo stringe e non sono mai abbastanza, e questo discorso mi ha aiutato molto. Ma lo faccio apposta, cioè non è che parlo a caso in stream. Lo faccio perché so quali sono le vostre preoccupazioni. Sapete perché le so? Perché hanno anche le mie. Io pure fino a 21 anni, 22 anni, 23 anni io non sapevo cosa fare della mia vita. Non mi piaceva nessun lavoro. Non mi piaceva nulla. C'ho il videomaker, ma non mi dava abbastanza, capito? E quindi ho iniziato a capire un po' la mia strada. Ma io prima, quando ho iniziato a fare le stream pure, non avevo un processo strutturato. Io ho fatto. Lavorando su me stesso, su quello che potevo, su accumulare esperienze, sulle mie cose, per poi arrivare a dire, ok, adesso che ho capito cosa voglio, lavorando su me stesso, è il momento di fare anche un progetto strutturato e so cosa fare grazie a questi anni che ho passato prima, però. Hai capito? Ma sono disposto a metterci tutto me stesso. E penso che avere una preparazione mentale sia la cosa più importante. Cioè, la roba strutturata viene dopo. Ed è normale che venga dopo. Non potete a 18 anni sapere già perfettamente cosa fare per raggiungere le vostre ambizioni. Sulla quale in questo momento stia lavorando. Nel pragmatico, cosa fare intanto. L'importante è continuare ad ascoltarsi, andando a fondo noi stessi, essendo curiosi di ciò che ci circonda. Freud diceva: tutto bello, poi 30 anni non è un euro da parte, la tua vita non è mai partita. Più avanti vai, più difficilmente partirai. Non buttate il tempo, non torno, non 32 anni. Però tu hai 32 anni e la tua vita è attualmente andata così, ok? Però chi ti impone che a 33 anni non puoi dare una svolta incredibile? Chi ti impone magari che... ok, il tempo non torna, tutto quanto. Io non dico di non fare un cazzo, infatti. Io sto solo dicendo di non sentire di star buttando tempo se non stai facendo nulla di strutturato, ma se stai comunque inconsapevolmente facendo qualcosa che ti dà a livello personale, a livello di esperienza e bagaglio culturale. Secondo me. È una cosa molto... molto vera, che l'uomo è destinato a ripetere. No, guardate Ruzza degli orologi. Ruzza degli orologi fino a 40 anni ha fatto la fame, dormiva in stazione, a quanto diceva nel Muschio Selvaggio. Da lì in poi invece ha avviato la sua attività ed è diventato milionario, bro. Cioè, capite? Un caso su un milione, sarà un caso su un milione, quello che vuoi, ma se l'ha fatto uno lo puoi fare anche tu, bro. Capito? È così. Nonostante... guardiamo pure un dualismo nella musica. Luque da Supreme. Da Supreme è diventato conosciuto a 18 anni. Luque a 40 con rap. Cioè, però entrambi adesso sono pieni di soldi, pieni di successo e pieni di... e fanno il lavoro che gli piace. Che senso, hai capito? Cioè... e capisca tutto, nonostante abbia... un'idea chiara, cioè se a tavolino siamo in grado di avere un'idea di quello che è successo, no? Nella nostra vita, nelle nostre relazioni, poi tendiamo comunque a ripeterle. Those to whom evil has done, do evil in return. Yeah. Coloro a cui è stato fatto del male, probabilmente faranno del male a loro volta. This is true. Sono d'accordo, bro.
Prendere da un errore un ottimo spunto per fare un video. Questa è un'ottima cosa che mi piace sempre. Non demonizzare gli errori, ma accoglierli, comprenderli e capire e far capire che si è cresciuti dopo quell'errore. Questo per me è la miglior cosa che si può insegnare ai giovani.